Ebbene ragazzi, bentrovati, buonasera, è tardissimo, chiedo scusa per l'orario ragazzi perché comincia il festival, cerco di pubblicare il video il prima possibile, scusatemi, sono stato in viaggio e sono arrivato tardi, quindi sarà un video molto 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 rapido e veloce, chiaramente dedicato al nostro Sanremo. Sono mancato ieri per motivi lavorativi, non posso mancare oggi, pur al costo di fare tardi, meglio pubblicarlo. Sigla. Allora ragazzi, sarà un video davvero molto 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 veloce perché insieme a voi andrò appunto a vedere e a estrapolare un pochino i dati che ci ha riservato ieri la classifica e soprattutto la mia giuria che mai come quest'anno vedo davvero sempre molto partecipe e la ringrazio davvero di cuore per questa cosa qui. È stata una serata bellissima quella di ieri che secondo me ha raggiunto il culmine, quella dei duetti, ha avuto dei momenti molto bassi come interpretazioni, come canzoni sacre che io non avrei mai toccato e mai rovinato. Sto parlando in primis di Gazzelle, vi dico la sincera verità, mentre a livello di emozioni, ho cercato di non farmi coinvolgermi, di non farmi coinvolgere emotivamente nel personale, ma ammetto una mia debolezza, non ce l'ho fatta. Per me, il mio grande cantante in assoluto, il preferito numero uno in assoluto da sempre, per me è Pino Mango. E ieri vedere la figlia su quel palco, molti l'hanno interpretata come una paraculata, ragazzi. Io no, io reputo davvero che Angelina era l'unica che davvero poteva e doveva permettersi di cantare il papà. E ragazzi, un'interpretazione da brividi, un'interpretazione da brividi alla quale non ho potuto dare 10 perché secondo me tutto è sempre migliorabile. Quindi in questa ottica io non darò, raramente darò un 10, però quello che ha fatto ieri Angelina, ragazzi miei, è qualcosa di clamoroso. Mi è piaciuto molto per il rispetto del brano, per lo spazio che l'anziano ha dato al giovane, l'interpretazione tra Vecchioni e Alfa. Vi devo dire la verità, mi ha colpito molto per la sua profondità, mentre la cosa che mi ha, per la leggerezza e per il divertimento che proprio ho visto che ha espresso sul palco nel cantare e duettare è Fiorella Mannoia insieme a appunto a Gabbani. Questo per me è stato, sono stati i punti importanti, alti e bassi di ieri del festival. Detto ciò, ragazzi, andiamo subito al dunque e quindi andiamo a vedere appunto la mia classifica personale. Eccola qui, ragazzi. Allora, la mia classifica personale relativa alla serata di ieri, questo sia ben chiaro. Ok, allora, eccola qui. Allora, in testa comanda con 9,5 Angelina Mango. Al secondo posto, grande sorpresa, Santi Francesi, ragazzi, esibizione di lui, una voce meravigliosa. Attenti al terzo posto, abbiamo Fiorella Mannoia, Il Volo, Irama, Mahmood e Mr. Rain. Loro sono, vanno a completare il mio podio. Vedete quanta indecisione, ci sono 5 interpretazioni che mi hanno strappato l'otto in pagella. A 7,5 troviamo la coppia composta da Annalisa ed Emma Marrone. A quota 7 troviamo Alessandra Amoroso, Clara, Gali, Ricchi e Poveri e The Colors. A quota 6,5 Alfa e Darjean D'Amico. A quota 6 troviamo un altro quintetto composto dai Bunker 44, Geolier, il 3 Manini e Negramaro. A quota 5,5 troviamo Fred De Palma e Renga e Nek. A quota 5 troviamo addirittura 6 canzoni: Big Mama, Diodato, La Sad, Loredana Bertè, Rose Villain e San Giovanni e Gazzelle con l'interpretazione di ieri, perdonatemi. Se prende un 4 e mezzo. Andiamo a vedere invece quello che tutti noi della giuria demoscopica abbiamo votato ed ecco qui. Il podio è ben definito. Comanda Angelina Mango. Attenzione, questa è la classifica della serata di ieri dei duetti, delle cover, con 8,8 di media. A 8 Fiorella Mannoia, 7,9 Santi Francesi che quindi trova riscontro anche dagli altri amici della giuria demoscopica. Poi troviamo a 7,8 i
Il Volo a 7,6, Irama a 7,5, Dargent Amico che è salito tantissimo, a 7,4 Mister Rain, a 7,3 The Colors, a 7,2 Alessandra Amoroso, a 7 Emma Marone, a 6,9 Annalisa, a 6,8 Clara, a 6,5 Bunker 44, a 6,2 Gazzelle e Alfa, a 6,1 Il 3 e Ricchi e Poveri, a 5,8 di media, Fred De Palma, Maninni, Renga e Neck a 5,7, Geolier, vedete ragazzi, a 5,6, Loredana Bertè, a 5,5 Diodato, a 5,3 la coppia Galline Gramaro, a 5 San Giovanni, a 4,5 Big Mama e Mahmood, a 4,3 Rosa Villain, a 2,5 la Sad, ragazzi. E andiamo invece a vedere la classifica generale dalla prima serata a oggi, facendo una media complessiva dei voti della giuria, della nostra giuria, appunto, demoscopica, mi piace chiamarla così, ed ecco il podio che ancora vede Angelina Mango nella classifica generale in testa a 7,9, Fiorella Mannoia, poi al terzo posto c'è un trittico con Il Volo che sale tantissimo, Irama e Santi Francesi che con la cover, ragazzi, guardate dove è salito di media, a 7,4 la coppia Mister Rain d'Argent Amico, a 7,3 The Colors, a 7,2 Il 3, a 7,1 Alessandra Amoroso, a 7 Emma Marone, a 6,9 Annalisa, 6,7 Clara, a 6,3 Bunker 44, a 6,2 Ricchi e Poveri, a 6,1 Gazzelle ed Alfa, a 5,8 Renga e Neck con Maninni, a 5,7 Loredana Bertè, a 5,6 Fred De Palma, a 5,5 la coppia composta da Diodato e Geolier, a 5,4 Negramaro, a 5,3 Gali, a 5 San Giovanni, a 4,7 Big Mama, a 4,5 Mahmood, a 4,4 Rose Villain e anche qui la Sed con 3,1 di media è appunto l'ultimo della classifica generale. Questo fino a un certo punto va a coincidere con la reale classifica dei top 5 che è stata ieri emessa dal Festival di Sanremo che andiamo a paragonare e a confrontare. Ed ecco ragazzi invece il paragone con la classifica reale che trovate sulla destra è quella che vi ho appena letto. Ragazzi, l'indicazione di ieri, dico purtroppo perché non lo apprezzo, vi dico la sincera verità, non mi piace proprio come cantante. Geolier ancora primo, tre serate su, due su quattro, scusate, ha chiuso al primo posto. Attenzione, questo è molto votato dal televoto, ragazzi. Seconda Angelina Mango che comunque rispecchia il nostro podio, terza Annalisa che non rispetta il nostro podio, quarto Gali che non lo rispetta ed Alfa quinto. Questa è la reale, no, è la classifica appunto a destra, i top 5 di ieri. Stasera chiaramente viene eletto il vincitore del Festival di Sanremo, vi ricordo che ci sarà una top 5 anche questa sera e poi si aprirà nuovamente il televoto. Geolier parte in testa, c'è poco da fare, questa ormai è una certezza, ma attenzione perché a fare la differenza enorme, e pochi lo dicono, saranno poi quelli di tutti gli altri 25 cantanti eliminati. Chi potrà, andrà a votare sceglierà tra i migliori 5 a disposizione che può votare appunto tra la top 5. Quindi ancora è tutto aperto, però Geolier chiaramente parte. Prova ad azzardare. Una mia cosa personale, Gali chiude nella top 10. A me piace tantissima la canzone di Gali. Angelina Mango sul podio, Geolier sul podio e poi il terzo posto se lo giocano Annalisa, i The Colors, Emma e l'Amoroso. Questo provo un pochino io a dirla tutta. Mi fermo qui perché ho pochissimo tempo per editare questo video. Vi mando un caro abbraccio. Ciao a tutti e viva il festival. A domani con l'ultimo video che chiude questo meraviglioso festival del 2024. Ciao.